conosciuta in tutta Europa per la sua dance music, ma finalmente la sentiamo cantare in italiano. A tutto il nostro consenso, signori e signori, Ivana Spagna! Ciao Ivana. Dunque, Fiorello mi ha fregato il microfono. Adesso tu per piacere devi parlare accostandoti qua. Ecco, proprio stasera che volevo dire qualcosa, perché mia madre, quando la chiamo, è a casa che mi aiuta, mi dice le preghierine da casa, mi dice: Ivana, sei l'unica che non dice mai niente, perché parlavo col microfono l'altro, e non si sentiva mai. Allora dico solo, buonasera a tutti e ciao Gemma che è a casa. Oh, Ivana Spagna, ho parlato? Raccontaci un po' la storia, quello che abbiamo detto per Giorgia prima, della tua avventura inglese, cioè tu... Com'è che hai debuttato così clamorosamente nel mercato inglese? Com'è accaduta questa cosa? Sì, è accaduto, è stato molto bello, ma è arrivato dopo tanti anni di gavetta, cosa che non sa quasi nessuno. Era un brano che avevo fatto in compagnia di mio fratello. Sì, perché poi loro lavorano in casa, hanno uno studiolo dove Reggio Emilia. Sì, è vero. Uno studiolo, fanno tutto così. Con Teo. In famiglia, e poi conquista di mercati internazionali. Esatto, mamma, non voglio sporcare la camicia di Rossetto. Ma tanto... Ah, ok. Tutto così solare, non c'è, nessuno sospetterà, almeno spero. Allora, io se prendo Fiorello l'ammazzo, ha fatto quello scherzo per fregare il microfono. Allora, sistemati al tuo microfono per cantare, Fio Zanotti alla direzione dell'orchestra, Ivana Spagna, Gente come noi. Oh.
Gente come noi, di Giorgio e Ivana Spagna, i fratelli, Marati, Zanotti e Valsiglio. Auguri. Grazie. Ciao, arrivederci Spagna.